Il Comune di Teramo fa una stima degli interventi strutturali per abbattere ogni barriera architettonica nelle 26 scuole di sua proprietà. Servono subito 200.000 euro per adeguare o realizzare scivoli, pedane, rampe e servizi igienici. Le strutture scolastiche in condizioni più critiche sono la scuola di San Berardo, gli asili La Coccinella di via Barnabei e di Nepezzano. Quest'ultimo, essendo stato costruito su due livelli, avrebbe bisogno, ironizza il sindaco Gian Guido D'Alberto, di uno ski lift. Siamo partiti dalle scuole, l'accessibilità a una struttura per tutti non può essere slegata dal diritto allo studio, ecco perché siamo partiti dalle nostre scuole per avviare finalmente l'iter di approvazione del piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Annunciato da chi ci ha preceduto, una delibera approvata all'unanimità in Consiglio Comunale nel 2015, ma che di fatto è rimasta letteralmente inattuata. Proseguiremo con la consultazione dei soggetti, delle associazioni diciamo così, competenti nel settore, penso all'associazione Carrozzine Determinate, verso la quale va il mio ringraziamento, perché tutto è partito da lì, è partito da loro, da quella giornata passeggiata empatica che poi ha portato all'approvazione in Consiglio Comunale di una delibera che noi oggi finalmente dopo tanti anni vogliamo attuare per una ragione di uguaglianza, di giustizia sociale e che consenta veramente a tutti i cittadini di poter vivere la nostra città in piena libertà. Il progetto del Comune di Teramo, che mira a rendere sostenibili le scuole comunali, sarà coordinato da un disability manager che farà da cerniera tra le esigenze del territorio e le funzioni amministrative. A Teramo la situazione è sotto il profilo della percorribilità urbana è un po' critica, perché non sono stati adottati quei sistemi sufficienti a garantire una fruizione ordinata e normale dei percorsi stradali. Per quanto concerne invece le strutture pubbliche, abbiamo le scuole che stanno in una condizione, diciamo, per l'80% buona, per il restante 20% viene da un retaggio di lontana costruzione e non sono state pensate per essere adeguate sia a chi ha delle difficoltà motorie che ha altre difficoltà. E concludiamo con una buona notizia: la donazione di una cittadina teramana al comune per contribuire all'abbattimento delle barriere architettoniche della sua città. Una bellissima storia legata proprio all'eliminazione delle barriere architettoniche, una donazione di 6.000 euro effettuata da una signora di Pianella, Alfiera Natali, che ringrazio in memoria del figlio che purtroppo è scomparso oltre 20 anni fa. Vogliamo destinare una quota proprio ad adeguare la struttura comunale, la casa dei cittadini, con l'eliminazione delle barriere architettoniche, perché è inaccettabile che la casa dei cittadini non sia accessibile.